Mr. Leopold Bloom mangiava con gran gusto l'interiore di animali e di volatili. Gli piaceva la spessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripieno di arrosto, fette di fegato impanate e fritte, uova di merluzzo fritte. Più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato alla griglia, che gli lasciavano nel palato un fine gusto d'urina leggermente aromatica. I rognoni erano nel suo pensiero mentre si muoveva quietamente per la cucina, sistemando le stoviglie per la colazione di lei sul vassoio ammaccato. Luce e aria gelida nella cucina, ma fuori una dolce mattina d'estate dappertutto. Gli facevano venire un po' di prurito allo stomaco. I carboni si arrossavano. Un'altra fetta di pane e burro. 3, 4, giusto. Non le piaceva il piatto troppo pieno. Giusto. Lasciò il vassoio, sollevò il bollitore dalla mensola e lo mise di sbieco sul fuoco. Stava lì, grullo e accosciato col beccuccio sporgente. Tazza di tè tra poco. Bene. Bocca secca, la gatta, interita, girò attorno a una gamba del tavolo con la coda ritta. «Miau! Oh, sei qui!» disse Mr. Bloom distogliendosi dal fuoco. La gatta rispose miagolando e girò di nuovo, interita, intorno a una gamba del tavolo, miagolando. «Proprio come quando incede impettita sulla mia scrivania. Prr! Grattami la testa! Prr!» Mr. Bloom guardava curioso, gentile, la flessuosa forma nera. Pulita a vedersi, la lucidità del pelo liscio, il bottoncino bianco sotto la radice della coda, i lampeggianti occhi verdi. Si chinò verso di lei, le mani sulle ginocchia. «Latte per la micciolina», disse. «Miau», piagnucolò la gatta. «Li chiamano stupidi». Capiscono quello che si dice, meglio di quanto noi si capisca loro. Capisce tutto quel che vuole, vendicativa anche. Chissà cosa le sembro io, alto come una torre? No, mi salta benissimo. Ha paura dei polli lei, disse canzonatorio. Paura dei pio pio, mai vista una micciolina così sciocchina. Crudele è la sua natura. Curioso che i topi non stridono mai, sembra gli piaccia. Miau, disse forte la gatta. Guardò in su con gli occhi avidi ammiccanti per la vergogna, miagolando lamentosamente a lungo, mostrandogli i denti bianco latte. Egli guardava le fessure nere degli occhi che si restringevano per l'avidità fino a che gli occhi divennero pietre verdi. Poi si avvicinò alla credenza, prese il brico che il lattaio di Emlon gli aveva appena riempito, versò il latte tepido e gorgogliante in un piattino e lo posò lentamente in terra. Esclamò lei e corse a lambire. Guardò i baffi splendere metallici nella debole luce, mentre lei annusava 3 volte e leccava lievemente. Chissà se è vero che se glieli tagli non pigliano più i topi. Perché? Risplendono al buio, forse, le punte. O una specie di antenne al buio, forse. Tese l'orecchio al leccottio. Uova e prosciutto, no. Niente uova buone con questa siccità. Ci vuole acqua fresca, pura. Giovedì. Non è nemmeno giornata per un rognone di castrato da Buckley. Fritto nel burro, un zenzino di pepe. Meglio un rognone di maiale da Dugas, aspettando che l'acqua bolla. Leccò più lentamente, poi ripulì ben bene il piattino. Perché hanno la lingua così ruvida? Per leccare meglio, tutta buchi porosi. Niente da mangiare per lei? Si guardò intorno. No. Con le scarpe che scricchiolavano, in sordina salì la scala fino al vestibolo. Si fermò alla porta della camera da letto. Forse le piacerebbe qualcosa di saporito.
fettine di pane imburrato le piacciono la mattina. Forse però una volta tanto, disse a bassa voce nel vestibolo vuoto. Vado qui all'angolo, torno tra un minuto. Udita la sua voce dir questo, soggiunse. Vuoi niente per colazione? Un debole grugnito assonnato rispose. No, non voleva niente. Sentì poi un profondo sospiro caldo, più debole, mentre la donna si rivoltava e gli anelli d'ottone ballonzolanti della lettiera tintinnavano. Bisogna che mi decida a farli riparare. Peccato, fin quassù da Gibilterra. Dimenticato quel po' di spagnolo che sapeva. Chissà quanto l'ha pagato suo padre. Vecchio stile. Eh sì, naturalmente, comprato all'asta del governatore, venduto al primo colpo. Tenace nel contrattare il vecchio Tweedy. Sì, signore, fu a Plevna. Vengo dalla cavetta, signore, ne sono fiero. Eppure aveva abbastanza cervello da far soldi coi francobolli. Questo si chiama essere previdenti. La sua mano tolse il cappello dal piolo sopra il suo cappotto pesante con le iniziali e l'impermeabile usato comprato l'ufficio oggetti smarriti. Francobolli, figurine dal retro adesivo. Direi che un sacco di ufficiali siano nel giro, è naturale. La scritta sudaticcia dell'interno del cappello gli disse muta. Plasto i migliori cap. Sbirciò rapido all'interno della banda di cuoio. Cartoncino bianco. Bene, al sicuro.